Allora, Se non vai ricominciamo. in un'altra stanza a Allora, parlare. vogliamo ricominciare per gli amici di YouTube? Allora, mappa Mamma bellissima. Allora, santa. mappa. Allora, c'è Matt, c'è Gazza, c'è Federico Bana, c'è Micheletto, io spio dai finestri. E poi. La mappa, perché io già sento le domande. Ma che Anch'io, mappa è? sì. Ma che mappa è? Allora, la mappa, ragazzi, è la mappa americana del 17, la Gold Crest Valley. L'ha scelta Gazza. Adesso Gazza ci spiegherà il motivo per cui ha scelto questa mappa e ci illuminerà un po' tutta quanta la serie, come sarà impostata. Linea Gazza, grazie regia. Ho perso 4 giorni a modificare una mappa, faceva schifo, era piena di bug. Ho trovato questa e ho detto: questa è la Gold Crest Valley, l'originale, e l'ho messa Bravo. insieme all'aiuto con Federichino. Grazie Federico Ghino. Ma Così siete adesso io. cominciati, però poi. Federico Ghino. Sì. Non voglio. L'ho baciato sulla fronte, l'ho Bene, baciato. bene. Adesso la domanda però. Siete inquietanti, lo sapete. Oh, Buonasera. allora, Mister Me, buonasera. Mister Me, buonasera, buonasera. Lei verrà limonato, sa, a fine live. Allora. Ecco. Allora, Ma se grazie. sta prendo un troppo così, se sono limone. di discordo, Allora. vuol dire che sono andato. Intanto saluto Greco, buonasera Greco. Allora, come sarà composta questa mappa, Gazengers? Da alberi, da trattori, da capanni. Grazie, La allora, vuole. Allora, mappa. Scommetto da capire a coltivare. Bravo, esatto. No, dico, vuole espletare qualche cosa prima che cominciamo oppure possiamo cominciare? Ma io Poi, comincerei, vai, poi mentre cominciamo si lavorando. va, Bravo, si bravo, lavora, bravo. si Si lavora, chiacchiera, se si parla. picchia qualcuno. Ma sì, se lavora, se fatica e se parla di postiga. Namo, dai. Namo, dai. Namo, dai. Oddio, che ricordi su Come va sta lui? mappa. Che Praticamente, fate? Michè, ogni angolo è un ricordo. Ogni angolo mi dà Sì, un eh. brivido. In ogni angolo hai lasciato un Io cuore poi mio. ho iniziato col 17, quindi Vero, Federico, vai, senti un fidami. brivido emorragico, mamma mia. È il ritorno alle origini questo, dai. Allora, Gazza, dici quali Sì, sono i nostri senta, campi, cosa senta. dobbiamo fare? Dimmi, amore. Senta. Buonasera, Albe. Allora, ho aperto il PDA. I nostri campi sono il 5, il 6, il 2, il 3, il 50, il 23, il Ti 50, correggo. il Ti 24. correggo. Stai Mamma vedendo la mia. visualizzazione delle terre, non dei campi. Esatto, quindi tu non vedi i campi, ma anche dove ci sono le stalle e roba Allora, il varia. nostro allora, le nostre terre sono il 50, il 3, la 2, la 6, la 5, la 23, la 24, la 45, la Stai 42. continuando a vedere sempre quella Va visualizzazione bene, va delle bene. terre. Co Stai comunque leggendo? sia, abbiamo 5 campi. Il terreno Esatto. 11, il terreno 14, 15, 12 e quello dove c'ho le vacche che Grazie. non Tombola! Quanto sei precisetto, amore, mamma mia. Allora, adesso Amore, non Gazza. chiami la Chiamerebbero il regia. pignolo. Ma noi abbiamo anche degli animali, vedo io. No, Non niente, ancora. no, abbiamo solo le Abbiamo solo stalle. le stalle. Allora, come iniziamo questa serie come prima lavorazione che la gente già ci giudica? La gente già ci giudica dalla prima lavorazione. Abbiamo già 2 campi di frumento da raccattare, fare paglia. Oddio, 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 che bello. Ma te voglio limonare, poi? Poi abbiamo un campo da seminare con Federichino, si pensava di buttare Allora, giù dell'erba ma medica. Matthew sta possiamo pisciando scegliere tipo tra. sta. Sì, è in contemplazione. Mette in Possiamo castigo. scegliere tra erba medica e così era l'altra Plover, mi pare. Sì, bravo. Però io Lascia alfa, che sarebbe erba medica, sì, vabbè. Io Romeo, direi erba Romeo. medica. Me ne vado, basta. Poi, insomma, se, cosa vogliamo fare? Si decide. O Beh, uno o l'altro. intanto sicuramente c'è da raccogliere il frumento. Allora, io vado subito a prendermi la Lavanzia qui, come si chiama? Vado Allora, io mi subito. piglio l'ansia. Ah, che bello! Beh, allora, c'è Allora, anche il terreno da arare giù io di freno subito i fondo. citofoni, Federico, perché io già Esatto. sento i citofoni che dicono: ma la mappa americana c'avete tutti i mezzi italiani? Sì, perché Sì. praticamente noi siamo emigranciu, noi siamo tutti Bravo. emigranciu, quindi abbiamo porciacciu tutti i mezzi dall'Italia e siamo song emigranciu, sono figlio di emigranciu, Oddio. sono figlio di Abbiamo preso il emigranciu. Titanic e siamo Quale usciti con Granchio? tutta la roba. Esatto, con la Allora, musichetta. Ciao Ale il Masi. Titanic. Non è finito bene, però ve lo dico. Comunque, Allora, ragazzi. forse vado a nuoto, che potrei morire lo stesso, non ho Allora, più possibilità di che arrivare. cosa si vuole fare? Anzi, It's Michele, ti bad. agganci il crosetto, dato che è grosso. Liner. Ok. E Poi c'è da Stevaran. poi c'è Io a da questo punto arrare. prendo lo tuo.
Dica 33, Guaira. Dica 33, Guaira. Grazie di esserci ancora dopo 33 mesetti. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ma che belli che siete, ragazzi. Sapete che la sedia mi dondola? Cioè, se io mi giro a sinistra, la sedia mi volta tutta a sinistra. Va bene. Per un attimo ho pensato, non ho la GPS. Poi mi sono ricordato che c'è l'altra. Non l'avete messa? L'avete sì, fatto? Sì, c'è la GPS. Ma siccome io sono abituato a vedere i simboli dell'altra. 39 volte. 39 volte noi. 39 volte noi, mister me. Io e te, uniti. One love. Ma prima della Trebbia Laverda ne avevi una Morini? Non l'ho capita. Domanda. La lama che ha Robin, da quanti metri è? È da 7. 7, 6. 7, Mamma mia, quanto mi piaci quando fai conti così, Michele. No, è Federico che fa i conti per adesso. Vabbè, sì. Il mio Michele Federico è lo stesso Concone. Eh sì, perché quello è il suo superpotere, no? Voi non sapete, ma ogni Gazzengers c'ha un superpotere. Sto schifo mi tiene la larghezza. Sì, Tribbia, l'ha ghicchiato per... Io sono Tony Sterco. Quindi sono Tony Sterco. Complimenti perché Tony Sterco è De Michele sta battuta, però io l'ho fregata. Allora, Laverda e Morini sono due marchi di motocicli, non lo sapevo, raga. Non lo sapevo perché ho appena scoperto che per settare la larghezza con questa GPS dovete scrivere 7.60, non virgola. Grazie Fedex. Ah sì. Grazie Fedex. I Morini sì, ma la Laverda lo sapevo, facevo. Anche sì, noi abbiamo il nostro Fedex. È Federico Banax. Fedez. Federico sì. Banax. Federico Banax. Abituato a una GPS normale che più pratica, questo qua. Dire che tu pratica quella è un po' un'esagerazione. Banetto. Io non si accorge. Allora, con tre combinazioni di tasti la accendi, metti il punto, la larghezza e vai. Sì, però io non capisco perché qua mi continua a dare una cosa che non è. Cosa? No, no, andate tranquilli, tranquilli, sto a guardare una mia cosa intima. Per spostare la traccia, come funziona? Perché Roby ha la lama piccola a questo punto. Mi sembra che devi fare alt e usare le freccette direzionali destra e sinistra. Stavo notando sulle lame delle trebbie, la trebbia raccoglie il trifoglio, non so cosa esce. Ma grazie, io ho voglia di baciarli a questo punto seminiamo trifoglio. Come posso fare a baciarli tutti, raga? Come posso fare a baciare tutti? Esci di casa e ti aggiungi ognuno nella sua casa e ti dai, baci tutti. Dai, Matthew mi viene a prendere. Esatto, ecco, bisogna trovare prima chi lo va a prendere. C'è scritto da com'era control. Domanda per casa. Altre freccette. Ma visto che può seminare alfa, gli chiede G di farlo. E Clover, questa versione della Gold Crest è compatibile con la Mice Plus? No, bella domanda. Non c'entra niente, ve lo dico. No. Chi è che aveva no? Consuelo. Consuelo, quella di Volevo vedere una cosa. Cari miscelatori, difatti il fieno di erba medica o trifoglio, il caro miscelatore non lo prende. Sì, ragazzi, se ve lo state a chiedere sta a parlare da solo. No, siccome oggi pomeriggio su Telegram avevo scritto a Gaz questa cosa. Adesso ho controllato, effettivamente il caro miscelatore non lo prende, quindi se fate pieno lo vendete, se fate insilato lo vendete. Le moto Laverda hanno cessato l'attività nel 2006, erano stati assorbiti da Briglia e quindi da Piaggio. Mai sentito, raga, che la Laverda faceva le moto? Mai. Ma non si fa usare una GPS del genere. Motore no, Ducati. Ma i Ducati sì, ma la verità. No, Ducati. Allora. Ducati. Dove stiamo finendo? Allora, datemi un attimo. Per un attimo ho fatto contro l'Alcance. Ricordiamo, ragazzi, Ducati campione del mondo, allora, così giusto per. GPS di me. Per ricordare. No, è dietro adesso sto scritto. Meno male che nel mondo sei troppo irritabile. Sì. GPS. Dice che erano un po' fragili le moto. Ma perché va avanti da solo? Le moto Laverda. Dice che se prendevi un camion in pieno si rovinavano.
Purtroppo. Ma allora. Un brutto vizio. Allora, innanzitutto. Ciao Liga. Oh raga, veramente c'avevo. Veramente non vedevo l'ora di Trebbia su una mappa con i campi normali, sempre sti campi lunghi, 11 misurati. Oh. Allora, oh, finalmente Michele. Aspetta Michele che c'ho il pipino corto, non ci arriva la date. Ciao Red. Tanto finché fai il giro. Posso salutare Mr. Red? Cos'è? Mi è concesso di salutare Mr. Red. Se non mi piace sta cosa. Stasera ho mangiato pasta con i funghi champignon. Scusate, ma veramente Fede mi preoccupa, sta parlando da solo. Te lo dico, ma no, allora una mod più complicata di questa non c'è. La Mage Splash proprio ve la scordate. Perché va avanti da solo adesso sto schifo? Io me lo vedo a casa. Ma quando sta da solo uguale. Mappa di Mirko. La mod è. Allora, mi viene in mente Albert Einstein con tutti i disegnetti sopra la testa, eccolo lì, è Federico. Allora, intanto Trebbia si è mangiato le panze ruot. Buoni le panze ruot. E la GPS ne puoi metterla a posto. E il trattore va solo. Ma una volta. No, allora quello è un bug che non sono mai riuscito a risolvere. Il fatto che quando premi l'acceleratore non si disattiva da solo. Perché è fatto apposta per la veicolo contro la donna. Ciao ciao Greco, buonanotte. Oh, mamma. Senti, gli LGPS adesso non si disattiva. Strano che poi alt F4, alt F4. Ah, sai che cioè. Io lo amo, lo amo. Dopo ti faccio buttare sulla. Ti faccio buttare sull'altra GPS, sul mio, ma no. Come una GPS. Non ho capito perché ci siamo almeno in due che ci troviamo meglio con questa. Ma perché c'è quella fatta bene? Sì. Sì, guarda. Ah no, quello fatto bene, vabbè, è questo. Cos'è? Non so. Vabbè, ma non ha risolto il messaggio che... o altro? Perché il messaggio che ha scritto su Telegram prima. No, non si può dire. Vabbè, voi l'avete letto e. Ho detto io. Della tazzina. Non uso la tazzina. Ah, sì, vabbè, magari sono i miei divertimenti privati. Sono dettaglione quello. Ma secondo me ha dei problemi, no? Vabbè, fine su quello non ci piove. Generica. Ma io non ho il cruise control messo, va avanti da solo. Allora, qui dico, c'è una legge di Murphy che dice. Che è di Murphy. La legge di Murphy che dice. Che di Murphy. Allora. Linea guida allora, control voodoo. Allora, mentre che ringrazio Trebbia, lo bacio. Io vi ricordo la legge di Murphy che dice. La somma di un tubo infilato nel catetere è uguale è praticamente pesa pari al liquido che ha spostato il catetere. Sì, quando finisce di dire cagate reset delle linee guida alto di doppia. Stasera ho mangiato raga due salsicce, quelle di fegato, quelle nere. Mi sono rimaste un po' pesanti, sono un po' pesantine di sera. Ma dove si è mangiate? Da che orifizio? No, dalla bocca. Ah bravo Mr. Reddy. Cos'è la frenata lenta? Mr. Reddy. Sì, ciao. Oddio, quant'è che non mi facevo due risate così. Oh my god. Allora. Eccolo gazzetto, ma però sto dall'altro lato. Andiamo dall'altro latino, così io ce l'ho sempre in esterno, ragazzi. Io ce l'ho sempre in esterno e tu lo puoi sempre ricevere, capito? Ma che velocità permanente? Questo modo adesso. Allora. Tanto. Oh, è una cosa alla volta. Cioè, Robby, tu pensa, Federico è ancora a postare la GPS? No, ho tolto. Federico ci fa le 11 linee, capito? Lui accelera in automatico perché c'è l'opzione fatta male. Volevo schierare il mod. Adesso tolgo il cruise control, si ferma. Oh, come giusto che sia. Io scriverei al mod. L'ho mollato lì adesso perché era raccogliere le balle, ma non lasciato. Michele, l'hai visto? Si è assentato. Hai dato a cagare. Michele c'ha dei problemi peggio di me, eh. Allora, vabbè, ha risbagliato strada lo stesso, eh? Fatti qualcosa. Cioè. Ah no, tocca a Nassù, cazzo, c'è ragione. No, andiamo di sopra e cominciamo, che io metto il pippino di fuori, andiamo.
Roby, potevi semplicemente andare più a sinistra e avevi il tubo di fuori senza arrivare da un'altra parte inutilmente. Non ho capito che hai detto. Sì, ciao. Allora, datemi un attimo, che giro. Come consumare gasolio? Chiama Roby, guarda, vai sicuro. Mamma mia, se c'è un fiolo chiamo gasolio. Io invece chiamerei Vincenzo Gasolio. Non è Vin Diesel. Andiamo, Agazè, che tu sei l'unico che mi capisce. Pensavo che culo. Andiamo, cazza. Andiamo, cazza, che tu sei l'unico che mica capisci. Che capisci? Cagazzotto. Sì. Ragazzi, non fate i volgari, non fate i... Ah, non noi, fate eh? I... Noi. Allora, cazza, vuoi una notizia Mica. Buona o una notizia cattiva? Dammi la buona prima. La buona è che sono le 22, le 21 e 23 e tutto va bene. La cattiva è che mi è arrivata, la tisana. Oh mamma. E voi non sapete i danni che posso fare io quando mi arriva la tisana. Ciao, guarda, DJ Matt, tanto, ciao Marco. Tanto al massimo si bagna la camera tua, nel senso, quindi aspetta che ci metto la lingua per sentire se è bollente. Ma va? Le perché balle tu non ci infili la lingua per sentire se è allora, bollente? Allora, secondo te, no, a ragionamento, se te l'ha appena portata o perché l'avrà appena fatta, non sarà calda? No, è bollente, cazzo! Cazzo! Ma sai che un bambino di 2 anni ci arriva prima, sì? Cazzo, potevo rimanere offeso, me! Oddio, aspetta, come si chiamava? Renzonico! Renzonico! Renzani, altra cosa. Allora, ciao Angelo. Eh sì, se Telena è Lavina. È Lavina, Telena. Lavina. Ma scusa, che ti ha fatto la tisana, Telena? Telena, sì, me l'ha spedita. Sì, A proposito, dov'è il bubone? Bubottino. Non c'è più la tisana. Non si sa, forse sta in qualche pezzo. Where is Bub? Where is Bubs? No. Su banda. Ah, com'è buona la tisana al gusto di cervo. Vabbè, non so se hai messo il GPS, ma stai andando tutto storto, Dico, aspetta. Sto morendo. Lui tiene i gradi a 15 o quello che è. Dopo basta. Lui metti lì a 90 gradi. Lui tiene i gradi a 1. Metti la 90 gradi il coso lì. Aspetta, sei sicuro? 90 gradi. Ah, sta lì, Bubs. Allora, possiamo dare dei bacetti a Bubino? Io preferisco Bubs. Allora, io cosa devo fare adesso? Aspetta, Michele, te lo dirò fuori. Devo livellare il terreno. Devi installare il GPS. Sì. Se metti no non devi fare i capelli senza permanere. Perché Michè, tu non c'eri prima, ma Federico ha chiamato il modder per farsi dire come correggere certe cose. No, ho aperto il menu dei tasti anche per togliere le schede. Guarda, a me mantieni velocità permanente su no. Mamma mia. Perché adesso lagga così se schifo? O semplicemente era qualcuno che tamponava. Non c'è migliore tocca sana che ciucciarsi una tisana, mamma mia. Ah, pensavo la banana. Senti, dopo ti faccio un buco sulla GPS, io mi uso la mia. Federico, ma stasera che hai? È molto irritabile. Secondo me è avevo un caffè di troppo. È come il mio colon. Io avevo caffè. Meno male. Non dovevamo sapere, Roby. È come il tuo colon o no, con... colon, ecco, io soffro di colon irritabile, no? Vediamo la voce di Federico. No, a proposito, se c'è un fiore lo chiamo colon irritabile. Ma un nome normale? È normale. No. Allora. Normale si intende i nomi normali. Beh, cioè quelli banali, ti intendi banane. Sì, Federico Bana. Un nome banane. Michele, ho lasciato. Oh, questa no, Michele, dai. Michele, ho lasciato a striscia, aspettami. Ma perché non ma scusate. Mi fai un favore,
Premi CTRL C. Premi CTRL C. Au. Aspirt. E gli rileva l'arte. Aspirt, Michelit, che ci ho facciato di fitta tattuca. Allora, aspetta. Aspetta. Oh, mi sembri Ciccio Bastardo, mi sembri. Alt C, che hai detto? CTRL C. CTRL C, ok. F4. Rileva larghezza. Rileva larghezza. Angolo linee guida a 45 gradi. Angolo linee guida a 45 gradi. Angolo. E la larghezza invece a quanto gliela dava? Gliel'ho messa automatica. Angolo. Spero che funzioni. Vado bene, a mo', eh. Okay. La voce chiami Federico. No, la regia. No, Federico. Sadino. Ha finito la benzina, Federico. No, Robby. Ah, no. No. Oh, si è tolto di tutto. Sadino. Allora. Sadì? Allora, niente, sa di punto. Sa di punto, questa è una nuova marca. Lo vedi che c'è la neve sulle montagne? Siamo ad agosto, ma c'è la neve, lo vedi lassù. Sì, ma le viste come sono dettagliate le montagne in lontananza? Mamma su sta mia, mappa. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Ma non è neve. Forfora. Ma perché mi stai attaccato a... Sono attaccato del guapo. Cioè, non ho capito. Ti sto mettendo ansia. Freni, ti trovi due spunto indietro così, no? Mamma mia. Aspetta. Ah, Robicop è bella, Robicop è bella. Me lo dovrei uscire allora. A quel gioco. A settembre, ragazzi. Quanto manca a settembre? È un po'. A me più che altro piacciono i commenti sotto quel video. Sì, uno mi ha scritto che non si può comprare il gioco di Dragon. Allora, perché? Che ne so, perché? Che ne so, così ha scritto. Che ha detto questo? Ha scritto, esce il gioco di Dragon Ball, ma io non me lo posso comprare. E quindi mi dispiace. Che ne so, forse era che li compravo io, che ne so. Ah, Robby, non mi posso comprare la Lamborghini io. Esatto. La compri? Ma io non me la comprerò, io passerò sopra, no. Ma io il telo dei balloni lo lascio bianco. Non c'era neve la settimana fa in montagna, figuriamoci ad agosto, dice Alemasa. Voglio le moto, no, quello l'ho già letto. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà, limoniamo un po', cazzo. La gola. Mica, quanto è bello state vicino. Non per me. Vicini. Robby, dagliene un bacino, Michele. Questa roba che gli può entrare anche nel suo trattore, eh? Ah no, prendi, no, ci mancherebbe che me lamento, no. Chi se lamenta? Vatti a lamentare qua, Brendino, no. Che cosa c'è scritto? Non, dice, ieri cioè, hai detto che scrivete qualsiasi cosa, basta che commentate. Diciamo che mi hanno preso un po' troppo in parola, ecco. Sì, vabbè. Così quasi adesso ti vengo a commentare anch'io scrivendoti se mi puoi dare la ricetta della carbonara. Esatto. Devi parlare di chi è. A me mi piace la pasta asciutta. Comunque volendo adesso con tutto sto frumento due galline le possiamo anche comprare. No, dici? Devono sguazzarci in mezzo a sto frumento queste galline. Hanno fatto un supplì gusto in cheese grassi, dice Alemasi. Beh, se per quello hanno fatto anche le patatine gusto Federazione Italiana Giovani Agricoltori. E anche l'altro esatto. Però siccome io quel sapore lì non ce l'ho più presente, ma da anni. Quale dei due, scusami? Il primo. Quindi non saprei dire se sono fatte bene o fatte male. Quello me lo dovete dire voi che siete uomini di mondo, che siete amatori, che guarda. Siete. Raga, gliel'ha fatta fare le patatine alla porchetta, che è una cosa obbrobriosa, stato schifo. Mamma mia. Fanno vomitare quelle cose. Comunque possiamo dire che la miglior patatina di sempre è Highlander al ketchup. Concordo.
Io non le trovo più, raga, non le trovo più. È difficile da trovare, ma alcuni ce le hanno. Non le trovo più. Però so che ho visto al supermercato. Guarda, io però ho assaggiato le Pringles americane al barbecue e devo dire che sono buone. Ci somigliano? Eh sì. Devo dire, ti devo dire che. Oh, stranamente Diego è in disaccordo con la signora, eh. Dice: io le voglio ordinare, ma mia moglie non vuole. Vuole ordinare le patatine. Ma le Dixie al formaggio, quali sono? Quelle tipo Fonzi? Quali sono le Dixie? Sì, quelle che sembrano delle virgolette. Da San Carlo. Ma Diego, ma quali vuoi ordinare delle due? Sono quelle che quelle se non che... te succhi là a luce dei piedi, che non sono la vera. Quelle che parlava Roby o quelle che ho detto io dopo? Mica ti posso fare un video dove mangio le patatine ma coi piedi. Non ho capito. Ti posso fare un video dove mangio. Che ordini? Ci sono su 8 euro a busta. E che so d'oro. Dove scarico il frumento? E c'è il sito più grosso bianco. Sì, okay. Ma quando le apri dentro ci deve stare un gnometto che balla, che canta, che ti fa gli occhi. Quando le apri tre quarti del sacchetto è vuoto, è aria. È tipicazzo quello. Come tutte le patatine nel mondo. Michele, posso dire che è tipicazzo quel coso lì? È ancora tutta intera? Con un'arroganza. No. Lui vuol dire che è fatta bene, era un test di qualità. Io quando lui era sopra avrei chiuso il carrello, poi si spegneva il gioco. È bravo, potevo guarda dove va a girare. il carro è nuovo, si fregate di non rompere. Era nuovo. Ah, non è lavato con Berlana? No. Praticamente con la musichetta senza audio sta live sul tubo. Ma non vi preoccupate, è tutto sotto il mio controller. Quello rotto? Esatto, questa probabilmente sul tubetto. Sul tubetto domenica, perché devono passare 24 H. 24 H. Devono passare. Stiamo scortando Roby, guarda. Devono passare preparazione H. Mamma mia, raga, quanto siamo sincri, come lavoriamo sincri, guarda. Mamma mia. Sincri the best. Mamma mia, ma è tabellato tu che puoi cantare. Lo so. Il supermercato? Sì. No. Sì, con te. Datemi un attimo. Ma se metterla l'anno sul carro? No, è che stavo a controllare una cosa. Ma... spegno la freccia. Sì, no, fammi la striscia. Sì, no. Allora, rimetto dentro. No, se vuoi, te la metto a posto io. Non è un problema. No, ma a me mi piace. Va lavata e riparata. Sempre che abbiamo i pulitici. Ma secondo te, no, uno come me che ha inventato farming? No, tu non hai inventato niente. In effetti. Ecco perché ci sono i bug allora. No, mi dissocio. L'idropulitrice non c'è. Questa è cattivazza. Che la lavo, ci miscio. Fermo, ti metto l'idropulitrice di bianco. Grazie, Federico. Ma tu veramente vai amato e coccolato più di ogni cosa. Non sei contento. L'idropulitrice è vicino all'officina, te lo dico. Grazie, amo. Però Roby può scegliere. Se vuoi seminare la clover, avevamo detto. Sì, però una cosa che ho notato è che la trebbia prende il trifoglio. Io non so, cioè, oddio, la lama della trebbia. E che cosa fa? Cioè, la lama prende il trifoglio, però nella trebbia non disegna nulla. E va testato. Fai seminare la pomeriggio, che forse siamo meglio prima di far danni. Secondo me quella lama tra un po' cade, Roby. Ma no. Secondo me l'hai messa. No, l'hai messa giusto. Però l'hai messa storta. Ma no.
voi ragazzi dovete fidare di Robby, che quando fa le cose le fa con cognizione di causa. Meno male. Sì, ho notato come fa le cose bene. Ricordiamoci del pro di farlo. Il prosciutto. Il provolone. No, il provolone squarauto. No, non di provolone che. Ancora sentire quella parola mi partono le puzzette. Senti, fai una cosa, fermati lì con le tre. Sì, fermati vuol dire scendi con la ferma, non lanciarla via. Tu scendi dalle stelle. No, non ti ho detto prendi il crash, eh. Che devo fare? Gazza! Fermati, guarda. Fermati. No, perché qua sta lama, il primo muro cade. Mamma, come siamo tutti vagliati e precisetti. Sbrottiamo nel pignolo per un po'. Guarda che manco l'hai lavata la lama, bello, eh. Complimenti. Vabbè, ma però non se lava. Allora. No, no, la... Maestra Federico, posso andare in bagno? Maestra Federico? No. Io lo faccio qui sul volo. Allora. Vabbè, tenga Roberto. Poi ti metti sotto. Dove mandi a fa? Che mi mandi a fa? Dove mandi, Gazza? Dove seminare. Mani? A seminare. Dove sta la seminatora? Qua, qua, eccola qua. No, non è questa, sì, eccola qui. Il muro il pallone deve venire su, ve lo dico, visto che improvvisamente io che sono salito sopra raccogli balle è l'ultimo dei problemi, ecco. Che semino, ga? Quindi Fede, cosa che buttiamo giù? Fai l'alfa alfa. È questo il simbolo, vero? Fa vedere. Lo vedete dalla live. Ci sta un disegno. Aspetta. Matt sì, dovrebbe andare Robby da Matt, dovrebbe andare. Hola sì, di comodolo. Hola cali cala cala. In che senso Robby da Matt? Cala, cala, cala. No, perché hanno detto, ma il povero Matt non è ancora stato inquadrato. Ma Matt è a lavorare. No, no, state su, questo Robby. Non c'ho manie. Quello coltivato Robby. Qua su, no, di qua. Cala. Chi è che ha detto che lo povero Matt non è stato mai inquadrato? Shady. A posto, Adelo vanno. No! ha preso un po' di velocità, Robby, qui, hai detto. Devi stare tranquillo, che fa le manovre così, capito? È il mio modo, diciamo. Mi sembra giustissimo. Un tricchio piano. Ricchio, eppure mi sono scordato comprare... qualcosa, secondo me. Sì, non stai seminando nulla, non stai seminando. Eccolo, vedi, ce l'avevo un tarlo dentro all'orecchio che mi faceva. Stavi facendo solo polvere, stavi facendo. Ah, è vero che qua c'è la moda fa polvere. Vai, mamma mia. Meno male che sei il pro. Gazza, levete là dietro che si sta a pippa tutto. Scusa, ma c'è secco lì? No, perché Gazza sta per intarella. No, scusa, sta per intarella. Ora Robby, Gazza lo chiamiamo Nesquik dopo che è scappato. Adesso no. E le prendiamo. No, ma Federico stava parlando con me. Davvero? No, e la cosa più tava di tutti è che in tutto questo Federico continua a essere serio e cercare di indavolare un discorso. Sì, io ci provo. Poi... Quella è l'etica professionale, una certa professionalità, una certa adeguatezza a quello che è un sistema, no? Un po' parafrasale. Quando finisci di dire cose a caso? Ma questa è una missione, no? No, è nostro. No, quello è il nostro. Ah, perché io vedo completamente del contrario. Io sto quello è Michele. Ah, è Micheletto che... Ma piuttosto che sta fermo a non far niente, faccio soldi. Ma amiche. Vabbè, se volevi, mica c'era da fertilizzare, da cominciare a risistemare i campi qua.
sto fertilizzando. Beh, bisogna vedere cosa seminarci. Amiche! Per ora non ci seminiamo. Vedo una chattina un po' ferma. Che succede, ragazzi? Vi annoiate! Non vi piace la serie, non la portiamo più, Non la portiamo più se non vi piace. Gazza! Secondo me denunciamo Matt, denunciamo. Che abbiamo chi c'entro io, ma denuncia la regia. Che c'entro io? Beh, un campo lo possiamo mettere a colpo. Ora però no, io vicino a te non ci vengo più, perché tutte le volte che vengo vicino a te mi sporco. C'è un polverone, raga. Come, scusami. Ora però no. Ha annazzato un polverone, raga. Manca il lattosio. Ora però no. Prega per noi. Il pollaio ne tiene 250. Prega per noi. Ci stanno tutti. Ora però no. E basta. Posso io molesto, Sì. Bello, c'è per con lo zoppo. Impara a zoppare. Impara a zoppare. Sì, la vigna. A mano. Io vorrei fare notare che bella rattura che sta facendo Matthew laggiù in fondo. Io invece vorrei dire a Matteo che sto seminando al palo. Sì, hai lasciato dei ciuffetti in mezzo. Ma chi sai di? Chi ha lasciato? A te. Dei ciuffetti a destra. Poi dopo vorresti anche essere pagato, questi lavori qui fatti così. Tanto sto contando una cosa perché mia intima e anche personale. E cili. Ragazzi, siamo a 7.88 sul canale extra. Dai, ce la facciamo. Mancano due iscritti, raga. Chiamate le nonne, i fratelli, le sorelle. Sì, vabbè, proviamo a venire qua col carro. Fate iscrivere qualcuno, ragazzi. Fate iscrivere qualcuno. Mancano due a 7.90. No, a 7.80, contento. Non lo so. Cosa? Prossima settimana c'è il Gran Premio di Jetta. Ma in Ferrari c'è più nessuno, perché si sono licenziati tutti. Allora, adesso prendo un telescopico, almeno quando non si capota. Telescopico? Sì. Quale prendiamo? Io prenderei il Manicures. No. Allora prendi il Cliché. Vuoi un Merlo? Non lo so, Stefano, qua non mi risulta niente, quindi forse l'ha bloccato Twitch proprio il messaggio. Sì. Ho finito di seminare il campo. Guarda, se vuoi puoi seminare un altro con. Jedi Farm dice: settimana prossima esce la pataccona del pacioccone. Cosa ha scritto? Boh. Lo sapete voi quello che dite. Gazzo, c'è la patacca? Allora, sei un patacca? Dammi un attimo. Allora, Roby, se vuoi, puoi seminare colza sul campo 12. Però non so se sta seminatrice semina su. Si coltiva. Sì, ma qua c'è da dare Roby, anche la calce. Roby, allora fermi un attimo. È a fare i rally, a fare. Roby. Non ho capito, che avete detto? Allora. Ma hai detto semina la cozza sul campo 12? Sì, però dato che Michele ha detto che serve dar la calce prima di seminare, gli diamo la calce. Ah, ok. Alla mia. E non so se abbiamo. Sì, ci abbiamo lo spargicalce, ce l'abbiamo. E allora. Vieni in farm con la seminatrice, sì, la amore. Stacchi. Sì, amore. Stanno testando la Neo Mini Brun per console, ragazzi, se vi interessa. La Neo guardalo. Se interessa, oggi è uscita una mappa. Fede, girati. Oh, mamma mia, vabbè. E c'è via sonno il trattore pure voi altri. No? Finché si comprano i trattori da 2 euro. Hai fatto la curva 400 all'ora, allora questo trattore per due volte di fila l'hanno messo sul modab e poi è sparito. Mi sa che questo è evidentemente il motivo. Perché si capotta. Non so guidare, il motivo. Ma come non so guidare? Io fui rally, ma non so guidare il trattore. Io fui rally, la seminatrice va nell'altro. Ma sbagli sempre il gioco. E sta gente che vuole venire a lavorare e vuole anche essere pagata e poi non lavora bene. Lavora di merda. Ma ho seminato un campo che lo puoi leccare. Ci puoi mangiare. Io non andrei a leccare la terra.
Però, cioè, nel senso, vedi te, vuoi prenderti su. Mamma mia, ragazzuole, ragazzi. Io leggerei Biolan. No, 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 raga, dai, non mi fate fare 300 tagli, sennò piano alla fine non posso caricare niente. Taglia, taglia. Ma sì, ma tanto poi mi scordo, mica taglio niente. Ma basta. Sì, in qualche video vedi che dice le stesse frasi tre volte perché non si dimentica di tagliare. Vedi, JD mi ha difeso, vedi, JD mi difende, lo vedi? Ma JD ti amo. Sì, ma vi ricordo che se fate la curva di 60 all'ora è normale che corso qualcosa scappotta. Ragazzi, no. Tornate indietro nella live, guardatevi la curva che ha fatto. Ciao Mattia, buonanotte. Ma lui ciao, Matthew. Poi erellico. E lui fa sto cazzo. Come la guida sulla striscia. Non è Eurotrack però così. La calcia va data anche sul 15, se poi ti interessa. Ma non parla più perché è morto. Ma ce l'hai con me, scusa, io stavo a pensare una cosa, dimmi. No, chi è che sta dando la calcia? Hai detto Polino? Io? E allora? No, ma non ti ho sentito, stavo a pensare, ma tu pensa che stavo a pensare a ricordi lontani. Allora. Immagino che ricordi, Comunque, Fede, ci hai fatto caso che stiamo facendo lavorare tutto quanto Roby stasera? Ma perché è giusto così? Non mi parli mai di, di ricordi lontani e mangi la pizza ancora con le mani. Pizza all'ananas. Io l'assaggerei. No. Ananas è prosciutto? Sì. Diciamo che se bisogna scegliere tra quella e bravo. La pasta di grillo, grillo mi mangia pizza con l'ananas, se permetti, voglio dire. Quello sì, infatti io non dico niente meglio. Se c'è un filo chiamo ananas. Se vedi della farina di grillo con la pizza con l'ananas, ma in cucina e meno lo cuoco. No, scusate, io voglio sapere qual è il gioco dell'ananas. Mamma mia, quello che si faceva ai compleanni. No, non lo voglio sapere. Ma sì, la prendiamo mai in culo. Ah, voi non lo facevate, Diego? Non c'era il gioco del... secondo me hai... Boh, degli strani giochi... Diego, non è mai tardi per imparare, se vuoi ti insegna Robby. No, ma guarda che Diego secondo me giocava con le Viewster, giocava. Come? Io mi dissocio, Diego. Quindi chi ne mangia di più? Sappi che io mi dissocio... Ah, beh, oddio, i Viewster cotti dentro... Come si chiamano mica cotti, vapore, però? Così no. Cotti però dentro a quella specie di pastella, capito? Che... Ah, ho capito, quelli corn fritti. Dog. Tipo rustici, corn no? Dog. Ma corn bravo, dog. Quelli fatti a corna, bravo! Bravo, buoni, sì. Quanti non mangiati. Perché erano fatti a corna, erano semplicemente fatti a viuste, ma c'avevano questo intorno che lo chiamavano così. Corn dog. No, perché è fatto col mais che si chiama sì. Corn in inglese. Corn dog. Corn dog, corn hub, veramente ragazzi. No, no, quella era un'altra cosa. È una mappa la corn hub. Dice lui è un corn hub. È una mappa, ci ho fatto pure il test mod. Non t'agitare, è anche un sito per le mod. Tra l'altro il modder sotto mi ha scritto una cosa sotto quel test mod, ha scritto "Watch win win trun trun". Ma no, non credo ti abbia scritto. Ma porca di quella miseria, no. Ma so italiano, ho fatto il test mod italiano, ma a me non lo vuoi su Google Translate per dimmi qualcosa. No, io devo usarlo e io non lo uso e quindi non manco ho letto quello che mi ha scritto. Poteva scriverti pizza. Allora, sì, esatto. Pizza, pasta e mandolino. Come devo fare il test mod in italiano, tu mi scrivi chuan chuin chuin chuan chuan chuin. Cinciue, non vuole latte ma solo te. Che okay. Ah, è l'inno del Giappone questo. Perché, allora, ma te, sì, erano ali mondiali che andavano cinciue. Non ricordo. No, io. Allora. Dopo ci sta la versione quella Olli e Benji. Sì, sì. Io lo prendo e tu lo spengi. Allora. No. Allora, vediamo se. Fermo Olli a candela. Allora. Non penso sia. A candela inteso nelle provincia di Foggia. Esatto, bella città. Non ci sono stato mai, però bella città. Sulla fiducia.
sulla fiduciale. Su tutti i bei posti quelli, quindi. Poi c'è Michele, dove c'è Michele c'è casa. Sì, un pochino lontano da dove sto io. C'è Michele da quelle parti, no? Foggia, Teramo, sì. Pavia. Allora. Foggia, Teramo, Pavia, sì. Sì. Chiasso. Ciondrio. Allora. Bergamo così. Ma lo vedete quanto cacchio so bravo? Che pro, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Sì, però cambiate questi posizionabili. Già, sono 99 anni e ce l'ho sti posizionabili. Allora. Cosa? Sono bellini, guardali. Sì, ma hanno quell'odore dei 17, capito? È proprio l'odore, diciamo. Sai, se la mappa è del 17, i capanni sono del 17. Vabbè. Comunque, ragazze, ragazze in chat, arrivo, io spero che ragazze, ragazzi in chat, spero. Aspetta che devo posare la tazzina. Datemi un attimo. Sulle pallette? Ma innanzitutto perché in piedi sul scrivania, capito? Allora, ragazze, ragazze. Oh. Ragazze, veramente. Ma non sono andato a vedere i polli. Ma mette ancora, è ancora da rare, sì. Ma ci sarà fino a domani mattina? No, sono quasi finito, tranquillo. Sì, abbiamo preso da lì. Eccole qua. Eccole qua le gallinette. Allora, però io ancora prima delle galline andrei a inquadrare Matthew Porello che stasera. Ma siamo, andiamo tutti da giù, andiamo tutti da Mattia. Se vuoi tutte ti porto con la macchina. Namo, dove stai, amo? E un secondo che ho così io intanto saluto, ringrazio Forza Roma e Forza Lazio e intanto no, non si parla di calcio, allora andiamo vabbè Michele intanto su quel continuare a dare bella la macchina proprio americanozzi, 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 questa macchinozzi. Ah, c'è da cambiargli la targa americanozzi, macchinozzi, americanozzi. Allora, allora mentre che Federico Bana qui, guarda come cambia le marce Federico. Allora, ma che è alla cucaraccia, alla attento al treno, Michele. Allora, Michele, sì. Ragazze, allora, Michele, innanzitutto super. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito la live. Poi, allora, adesso arriviamo. Arriviamo da. Ah, di là, metto. Allora, aspetta, che. Allora, arriviamo un attimino da Mettiuccio adesso. Dov'è il mio amico Mettiuccio? E vola, mio amico Mettiuccio. Guardate che lavoro che ha fatto. Guardate che lavoro che ha fatto Mettiuccio. Insomma. Insomma, beh, è certo parecchi ciuffi. È un bello lavoro certosino, certosino. Certosino. Quindi, ragazzi, noi qua con la serie Gaz Angels ci si rivede venerdì e noi.